Buongiorno, vediamo di affrontare uno dei temi fondamentali, anzi forse il tema fondamentale della Bibbia, la questione della figura di Dio, così come presentata nell'Antico Testamento in particolare. Perché c'è una questione ovviamente che riguarda insomma il monoteismo e diciamo che la questione poi si riferisce in particolare ad un termine biblico che adesso vediamo e vediamo di affrontare, vediamo di capire così con molta semplicità e con molta serenità. Sappiamo che nell'Antico Testamento Dio viene indicato con vari termini. Conosciamo tutti il nome Yahweh, che è diciamo così, il suo nome proprio, per semplificare, ma non è tema che affrontiamo oggi. In particolare, la figura di Dio viene rappresentata e indicata con il termine Elohim, e tutte le volte che nelle Bibbie che abbiamo in casa leggiamo Dio, dobbiamo sapere che nel testo ebraico c'è il termine Elohim. Questo termine Elohim è un termine che ha la desinenza del plurale e di qui nasce il problema, perché chiaramente non si può e non si deve accettare che Dio venga indicato con un termine plurale, perché questo metterebbe in crisi, metterebbe in discussione la sua unicità, cioè il suo fatto di essere il Dio unico, trascendente, universale, creatore dei cieli e della terra. E allora su questo termine Elohim si disputa da tempo e diciamo che la filologia, diciamo soprattutto la filologia che si occupa di teologia, o forse per meglio dire la filologia che un po' è condizionata dalla teologia, dà delle spiegazioni su questo termine. E ad esempio in certa filologia ebraica si scrive che il termine Elohim, pur avendo la desinenza del plurale, in realtà rappresenta una particolare forma di singolare. E la forma grammaticale che viene utilizzata per spiegare il termine Elohim è il cosiddetto plurale di astrazione, che rappresenta una definizione filologica apparentemente complessa, in realtà è semplice anch'essa. Diciamo che il termine al singolare è rappresentato da El oppure Eloah e il plurale Elohim rappresenterebbe la astrazione, cioè con il termine El o Eloah si indica Dio nella sua individualità, il termine Elohim, quindi con la desinenza del plurale, rappresenterebbe il concetto astratto della divinità, inteso sempre al singolare, secondo questa interpretazione, inteso sempre al singolare. E però appunto rappresentato con questa astrazione, infatti non a caso si chiama plurale di astrazione. Allora cerchiamo di capire e facciamo un semplicissimo esempio anche nella lingua italiana, così almeno usciamo dalle difficoltà della esegetica e della filologia e ci capiamo immediatamente. Facciamo un esempio, io dico che l'estate scorsa sono stato a fare il bagno nelle acque del lago di Garda. Ora tutti abbiamo ben chiaro il fatto che il lago di Garda non ha tante acque, ma ha un'unica grande massa di acqua. E quest'unica grande massa di acqua, essendo appunto una massa di acqua, viene rappresentato da questo plurale che mi dà l'idea appunto di molta acqua, mai direi che ho messo i piedi nelle acque di una pozzanghera. Perché chiaramente potrei dire che ho messo un piede nell'acqua di una pozzanghera. Invece, riferendomi al lago di Garda, diciamo appunto ho fatto il bagno nelle acque del lago di Garda, quindi usando il termine al plurale. E fin qui nessuno ha nulla da dire. Diciamo che anche la filologia che usa la definizione di plurale di astrazione, che è esistente, ovviamente, elaborata dai grammatici, non ha nulla da dire, siamo tutti assolutamente d'accordo. Ma io successivamente posso fare una seconda affermazione, sempre tenendo questo termine, il termine acque, e posso dire che in questo momento io sto pensando alle acque o in quali acque, di quali laghi o di quale lago italiano andrò a fare il bagno l'estate prossima. Ora mantengo sempre il termine acque, che ha sempre la stessa valenza, cioè riguarda, identifica una massa d'acqua, una grande massa d'acqua. Ma è altrettanto chiaro a tutti che nel momento in cui io ho detto o sto dicendo che sto pensando nelle acque di quale dei laghi italiani andrò a fare il bagno, beh, tutti hanno chiarissimo il concetto, l'idea, la certezza che in Italia ci sono tanti laghi,
ciascuno con la sua massa d'acqua, e ciascuna massa d'acqua, essendo una grande massa d'acqua, viene rappresentata con questo termine plurale, acque. Quindi non c'è dubbio che il contesto, nelle due affermazioni che ho fatto io, mi spiega chiaramente che nel primo caso io ho fatto il bagno nelle acque, cioè nella massa d'acqua singola del lago di Garda. Nel secondo caso io sto scegliendo quali acque, cioè quale massa d'acqua tra le tante disponibili in Italia mi servirà per fare il bagno l'estate prossima. Se io guardo una normale carta d'Italia, non mi faccio confondere da questo plurale di astrazione e vedo chiaramente che ci sono tanti laghi, pur mantenendo valido la definizione di plurale di astrazione per il termine acque. Stessa cosa vale per Elohim. E allora facciamo una cosa. Così come per definire se in Italia ci sono tante masse d'acqua lacustri, prendo una normale cartina italiana e le vedo, per capire il discorso del plurale di astrazione di Elohim faccio la cosa più semplice di questo mondo. Prendo la Bibbia, perché è la Bibbia che è la cartina che mi dice com'è la situazione degli Elohim, al di là di questa definizione filologica del plurale di astrazione. E prendiamo però la Bibbia non delle mie traduzioni, così almeno non abbiamo dubbi, nel senso non usiamo traduzioni che qualcuno potrebbe dire essere viziate o finalizzate a far passare chissà quale messaggio. Prendiamo le Bibbie che abbiamo in casa, questa è una Bibbia che era un supplemento a Famiglia Cristiana, quindi una Bibbia per le famiglie, una Bibbia normalissima, e vediamo come la Bibbia ci racconta il termine Elohim. Ho scelto alcuni esempi tra le decine di possibili, ma mi interessa chiudere l'argomento, definire, chiarire l'argomento veramente in pochi minuti, perché è di una semplicità estrema. È sufficiente osservarlo, leggerlo, analizzarlo con mente serena, tranquilla, libera da dogmatismi. Allora, leggiamo ad esempio il libro del Deuteronomio, il capitolo 6, i versetti 14-15. Qui Mosè sta parlando al popolo di Israele, quel popolo che lui ha portato fuori dall'Egitto, e gli dice: non seguirete altri Elohim, e noi manteniamo l'assunto che Elohim sia un plurale di astrazione, va benissimo, non è un problema. Non seguirete altri Elohim tra gli Elohim dei popoli che vi circondano. Ora, se anche consideriamo, appunto, accettiamo che Elohim è un plurale di astrazione, qui abbiamo una indicazione chiarissima che gli autori biblici ci danno con estrema semplicità, con estrema evidenza, senza porsi problemi grammaticali, e ci dicono che si possono scegliere Elohim tra gli Elohim dei popoli che circondano il popolo di Israele. Ora, tutti noi sappiamo, senza bisogno di grandi ragionamenti, che una scelta è possibile quando ci sono almeno due opzioni. E quindi se Elohim volesse identificare sempre l'unico Dio universale, trascendente, creatore dei cieli e della terra, qui avremmo un'affermazione assurda, perché non si può scegliere tra uno. Se c'è una possibilità di scelta, vuol dire che ce ne sono almeno due. E in più c'è Yahweh, che è l'Elohim di Israele. Quindi abbiamo Yahweh, Elohim, plurale di astrazione, che comanda su Israele, e poi abbiamo degli altri Elohim all'interno dei quali il popolo di Israele può andare a scegliere. E dice quindi: non seguirete altri Elohim tra gli Elohim dei popoli che vi circondano, perché Yahweh, l'Elohim tuo, e quindi si identifica bene, è Elohim di quelli lì, l'Elohim tuo che sta in mezzo a te è un Elohim geloso. Non si può essere gelosi se non ci sono rivali. La sua ira si accenderebbe contro di te e ti farebbe scomparire dalla faccia della terra. Quindi teoricamente c'è una possibilità di scelta, cioè ci sono altri Elohim. In pratica si dice: se tu ne scegli altri, scompari dalla faccia della terra. E questa non era una minaccia vuota, è una minaccia che lui ha reso operativa, concreta, più volte. Ne vediamo una sola. Nel libro
dei numeri, al capitolo 25, versetto 1, si dice: Israele si stabilì a Sittim e il popolo cominciò a trescare con le figlie di Moab, cioè con le donne moabite. Là il popolo dei moabiti era un popolo che poi, insomma, leggendo la Bibbia, se leggete le Bibbie che avete in casa, vedete un popolo che era sempre in contrasto, diciamo un popolo nemico rispetto ad Israele. E dice appunto che queste femmine moabite invitavano il popolo ad offrire sacrifici ai loro Elohim. E il popolo mangiava e si prostrava di fronte ai loro Elohim. Quindi anche qui abbiamo una distinzione netta. C'è l'Elohim, plurale di astrazione, di nome Yahweh, che è quello che comanda su Israele, e ci sono Elohim, consideriamo pure anche questo plurale di astrazione, non c'è nessun problema, che governavano su Moab. E le donne di Moab convincono i maschietti israeliti a rivolgersi ai loro Elohim. E quindi anche qui abbiamo una distinzione netta, chiara, sulla quale gli autori biblici non si pongono alcun problema, né filologico, né esegetico, né grammaticale. Loro ci raccontano tranquillamente ciò che stava avvenendo. Israele si dedicò al culto di Baal Peor, che era il nome dell'Elohim che governava sui Moabiti. E quindi abbiamo l'Elohim di nome Yahweh, l'Elohim di nome Baal Peor. E siccome questi si sono dedicati al culto di quest'altro Elohim, che quindi è nettamente distinto, quindi abbiamo due Elohim, ciascuno dei due consideriamolo pure plurale di astrazione, ma abbiamo due singoli plurali di astrazione, ma due diventa plurale di per sé. E allora dice che la collera di Yahweh divampò contro Israele, così come prometteva e faceva regolarmente, e in quell'unica occasione i morti furono 24.000. Quindi dobbiamo pensare che se Elohim era uno solo e Israele aveva la fortuna di conoscerlo, allora dobbiamo pensare che Israele si rivolgeva a Elohim che non esistevano, non riesco a capire, non riuscirei a capire come, e Yahweh li uccideva perché lui, che era l'unico Dio che aveva contatto con il popolo, li uccideva perché loro si rivolgevano a nessuno. Ma è chiaro per gli autori biblici che invece gli altri Elohim esistevano e come, erano tanti, ma noi continuiamo a considerare che ogni volta che la Bibbia dice Elohim usi questo plurale di astrazione, però stiamo definendo diversi plurali di astrazione, tutti Elohim ben distinti, ben diversi gli uni dagli altri. Facciamo ancora un esempio. Questo è molto interessante, questo è molto curioso perché ci dà una indicazione precisa. Siamo nel capitolo 32 del libro del Deuteronomio, versetto 17. Mosè è molto arrabbiato con il popolo di Israele perché ancora una volta, tanto per cambiare, si rivolge ad altri Elohim, pur conoscendo quello che ci viene presentato come il Dio unico. Ma per loro non era evidentemente il Dio unico, era uno dei tanti Elohim presente sul teatro meteo orientale. E adesso vediamo come erano presenti. Ripeto, Deuteronomio 32, versetto 17. Mosè è molto arrabbiato e parlando del popolo dice: hanno sacrificato a, in ebraico è scritto Shedim, che erano, corrispondono agli Shadu assiro-babilonesi, e rappresentavano all'interno del gruppo degli Elohim, diciamo del gruppo di questi così non appartenenti alla specie umana, rappresentavano una categoria gerarchica inferiore rispetto ai comandanti, tant'è che dice Mosè, hanno sacrificato questi Shedim che non sono neppure Eloah, cioè che non appartengono neppure alla categoria dei comandanti, hanno sacrificato a Elohim che non conoscevano, ma la cosa più interessante viene adesso, Elohim nuovi, venuti da poco, che i vostri padri non avevano onorato. Qui Mosè e l'autore biblico ci dicono con chiarezza che addirittura si rivolgevano a Elohim nuovi, Elohim che neppure i padri, cioè Abramo, Isacco, Giacobbe avevano conosciuto. E adesso vedremo questa distinzione in che cosa si concretizza.
Quindi abbiamo l'Elohim di nome Yahweh, abbiamo incontrato l'Elohim, consideriamolo al singolare, l'Elohim che governava sui Moabiti. Abbiamo Yahweh che dice costantemente: se vi rivolgete ad altri Elohim, io in sostanza vi ammazzo. Mosè dice: si sono rivolti addirittura a individui che non appartengono neppure al gruppo dei comandanti, ma sono di livello inferiore. Si sono rivolti a Elohim che sono arrivati da poco. Quindi vuol dire, qui la Bibbia ci dice che questi Elohim, che erano tanti, giravano e andavano alla ricerca di genti, di popoli, di tribù, su cui governare, dalle quali farsi servire. Questo gli autori biblici ce lo dicono con una tranquillità incredibile, disarmante. Basta non chiudere gli occhi e leggere le Bibbie che abbiamo in casa. E quindi qui ci si dice appunto che c'erano addirittura Elohim che neppure Abramo, Isacco e Giacobbe avevano conosciuto. Bene, questi arrivano, nuovi, arrivati da poco, e il popolo sceglie di rivolgersi ad alcuno di quelli, perché quel popolo costantemente si rivolgeva, a seconda delle convenienze del momento, all'Elohim, insomma quello che sembrava che in quel momento potesse dare più garanzie. Nel libro della Genesi, nei capitoli 31 e 32, c'è un racconto interessantissimo. Sappiamo che i patriarchi, cioè Abramo, Isacco e Giacobbe, che abitavano in terra di Canaan, perché Yahweh li aveva portati lì, dalla loro terra d'origine, adesso ne parliamo, quando dovevano sposarsi, questi patriarchi tornavano nella loro terra di origine a cercare una moglie tra i familiari più stretti, soprattutto se era possibile una sorellastra, esattamente come ha fatto Abramo, cioè figlia di stesso padre ma di madre diversa. Giacobbe, il nipote di Abramo, segue anche lui questa abitudine, quindi torna nella terra d'origine, prende moglie, più di una. Quando sta tornando indietro, siccome il rapporto con quello che sarebbe poi diventato suo suocero era un rapporto molto conflittuale, diciamo che si fidavano poco l'uno dell'altro, quando lui torna indietro, suo suocero, che ritiene di essere stato ingannato, diciamo per l'ennesima volta, lo insegue con insomma la sua tribù, quindi i due si incontrano, riescono, diciamo così, a non combattere, riescono a comporre il litigio e costruiscono una stele sulla quale fanno un giuramento. Giurano in sostanza che nessuno dei due avrebbe attraversato quel confine con intenti ostili nei confronti dell'altro. E dicono che a garanzia di quel giuramento, Genesi capitolo 31 versetto 53, gli Elohim di Abramo e gli Elohim di Nahor saranno da garanti su questo giuramento. Nahor è il fratello di Abramo. Qui ci si dice chiaramente che Abramo seguiva degli Elohim, suo fratello ne seguiva altri. E perché? Perché Abramo viveva in origine con la sua famiglia in Ur dei Caldei, diciamo per semplificare in Mesopotamia. A un certo punto arriva l'Elohim di nome Yahweh, dice ad Abramo: tu adesso vieni con me che andiamo a prendere un territorio, il territorio di Canaan, che poi sarà tuo e della tua famiglia. Quindi Abramo esce dalla Mesopotamia, va in terra di Canaan, mentre la sua famiglia continua a seguire gli Elohim che governano in Mesopotamia, Abramo si mette al servizio dell'Elohim di nome Yahweh. Quindi il fratello Nahor, che era rimasto in Mesopotamia, continuava a seguire gli Elohim che governano in Mesopotamia. Diciamo pure sempre che Elohim è un plurale di astrazione, non è un problema. Sta di fatto che c'era l'Elohim, plurale di astrazione, che governava in Mesopotamia, l'Elohim di nome Yahweh, che prende Abramo e se lo porta via. Quando si tratta di fare da garanti su un confine, intervengono l'Elohim di Abramo e l'Elohim di Nahor, che fanno da garanti. Nahor, gli Elohim di Nahor per questa parte del confine, di territorio, l'Elohim di Abramo per quest'altra parte di territorio. Dopo questo giuramento, dice la Genesi, capitolo 32, versetto 2, Giacobbe riprende il cammino, e mentre Giacobbe continuava il suo cammino, gli si fecero incontro i Malachim degli Elohim. I Malachim sono quelle figure che normalmente vengono tradotte con angeli, ma che la stessa filologia ebraica, ma di questo parliamo un attimo poi in un altro video,
dice essere chiaramente individui in carne ed ossa, quindi nulla a che vedere con le entità spirituali che poi ci sono state presentate. Allora gli vengono incontro questi Malachim degli Elohim. Giacobbe al vederli esclamò: questo è l'accampamento degli Elohim, e chiamò quel luogo Mahanaim. Allora, se Elohim è un individuo unico, dobbiamo prendere atto del fatto che questo individuo aveva un accampamento, anzi di più, perché il termine Mahanaim è un termine con la, nella forma del quello che si chiama plurale duale, significa due accampamenti. Quindi vuol dire che Giacobbe vede che su quella linea di confine ci sono due accampamenti, e come dice lui sono accampamenti di Elohim. E quindi anche qui è sufficiente leggere tranquillamente ciò che abbiamo, vediamo scritto nelle Bibbie che abbiamo in casa, per capire che si tratta ovviamente di una pluralità di individui, perché l'Elohim, intanto dobbiamo cogliere la stranezza del fatto che Dio, il Dio trascendente, universale, unico, avrebbe degli accampamenti. Secondo, il fatto che il Dio trascendente avrebbe ben due accampamenti. Ma qui si inserisce anche il commento, quello che è forse il più importante esegeta ebreo di tutti i tempi, Rashid Etruai, il quale, commentando proprio in questo, nel commento alla Genesi, commentando proprio questo versetto, dice che Mahanaim, questo termine che viene tradotto appunto con due accampamenti, significa due schiere. Una era costituita da quelli che svolgevano il loro servizio fuori dalla terra di Israele, i quali avevano accompagnato Giacobbe fino a lì. L'altra schiera era costituita da quelli che svolgevano il loro servizio nella terra di Israele, i quali vennero incontro a Giacobbe. Quindi ci troviamo su un'area di confine, dove da una parte c'è ancora la vecchia famiglia di Abramo, quella di Nacor, dove governano certi Elohim, dall'altra parte del confine, quello che viene definito da Rashid Etruai come terra di Israele, c'erano gli Elohim di Abramo, il nuovo Elohim di Abramo che governava. E qui abbiamo addirittura, dice Rashid Etruai, due schiere. Stiamo definendo veramente un quadro chiarissimo leggendo le Bibbie che abbiamo in casa, neppure le mie traduzioni. E chiudiamo con un ultimo esempio. Siamo nel capitolo 24 del libro di Giosuè. Israele è arrivato nella terra di Canaan e Giosuè sente la necessità di rinnovare l'alleanza, cioè di rinsaldare l'alleanza tra l'Elohim di nome Yahweh e questo popolo che si accinge, insomma, a conquistare questo territorio. Giosuè, quindi, libro di Giosuè, capitolo 24. Giosuè radunò tutte le tribù di Israele in Sichem, convocò gli anziani, eccetera, eccetera, eccetera. E dice: i vostri padri, come Terach, padre di Abramo e padre di Nacor, quindi Abramo e Nacor fratelli, abitarono dai tempi antichi al di là del fiume, questa definizione indica appunto la Mesopotamia, e servivano altri Elohim. Quindi qui abbiamo un popolo che è guidato dall'Elohim, ripetiamo sempre, plurale di astrazione non è un problema, dall'Elohim di nome Yahweh, e qui Giosuè dice che Abramo e Nacor, la famiglia quindi, nel complesso la famiglia di Abramo, seguiva altri Elohim. E poi fa tutto il racconto di ciò che è successo e dice che quindi è arrivato Yahweh, ha preso Abramo, l'ha chiamato, gli ha detto: adesso tu ti allontani dalla tua famiglia e vieni con me che andiamo a prenderci il territorio di Canaan. E quindi Abramo si mette alla sequela di Yahweh, mentre la sua famiglia continua a seguire gli Elohim che governano sul territorio dove la famiglia continua ad abitare. E dice Giosuè: temete, qui dopo aver fatto tutto il racconto delle grandi gesta di Yahweh, dice: abbiate dunque timore di Yahweh e servitelo con fedeltà e sincerità. Eliminate, qui il verbo ebraico vuol dire fate girare lontano, gli Elohim che i vostri padri hanno servito in Mesopotamia e in Egitto, e servite Yahweh. Perché c'è questa precisazione in Egitto? Perché, e questa è una cosa interessantissima, Abramo e la sua famiglia in Mesopotamia seguono degli Elohim, arriva Yahweh che dice ad Abramo: vieni con me in terra di Canaan, quindi Abramo abbandona quegli altri Elohim, segue Yahweh. Quando la famiglia di Abramo in terra di Canaan
si verifica una gravissima carestia e, come sempre succedeva, chi abitava lì si spostava in Egitto alla ricerca di cibo. E qui si dice chiaramente che i padri hanno servito altri Elohim in Egitto. Ma perché? Perché quando la famiglia di Abramo si è spostata in Egitto, ha dovuto necessariamente mettersi al servizio degli Elohim che governavano in Egitto, perché Yahweh in Egitto non poteva andare, non era territorio suo. Quindi qui ci si dice chiaramente che abbiamo gli Elohim, oppure se vogliamo dire plurale di astrazione, non è un problema, l'Elohim che governa in Mesopotamia, l'Elohim di nome Yahweh, l'Elohim che governa in Egitto, ma non è finita. Giacobbe continua e dice: ma se proprio vi sembra troppo duro servire Yahweh, cioè servire questo Elohim, e badate bene, pone il popolo di fronte ad una scelta vera, concreta, dite: scegliete oggi stesso chi volete servire, se gli Elohim che i vostri padri hanno servito in Mesopotamia, o, e qui ne aggiunge un'altra opzione di scelta, veramente la chiarezza qui è disarmante, o gli Elohim degli Amorrei nella cui terra voi abitate. Io e la mia famiglia però serviremo a Yahweh. E allora qui da questo passo abbiamo ben chiaro: Elohim che governa in Mesopotamia, Elohim di nome Yahweh, Elohim che governa in Egitto, Elohim che governa nella terra degli Amorrei. Se anche noi vogliamo dire e accettiamo, non c'è problema, perché tanto spesso le diatribe di ordine filologico, come si vede per chi studia la filologia, non portano a nulla. Leggiamo il testo chiaramente così come è scritto. Allora, così come io ho la possibilità la prossima estate di scegliere in quali acque tra i tanti laghi italiani andrò a fare il bagno, il popolo di Israele aveva costantemente, e l'ha fatto regolarmente, la possibilità di scegliere tra i tanti Elohim che si muovevano e agivano nel teatro medio orientale. Io direi che se noi leggiamo la Bibbia con assoluta tranquillità, con serenità, liberi dalle necessità dogmatiche della teologia, ovviamente, e della filologia, che necessariamente si mette alle volte al servizio e cerca di spiegare anche ciò che secondo me non è spiegabile, perché l'evidenza è tale che, insomma, è intuitiva, non c'è bisogno neanche di fare grandi ragionamenti. Allora, se noi leggiamo la Bibbia con questa serenità e con questa libertà, beh, andiamo incontro a sorprese decisamente piacevoli, interessanti e liberatorie. Grazie.